Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con i nuovi colori dell'Italia, perché dopo il periodo pasquale che ha visto tutte le 20 regioni in zona rossa, adesso a restare nella fascia più elevata, di rischio sono Calabria, Campania, Puglia e Val d'Aosta insieme alla Sardegna, un trend addirittura da gialla per sei regioni, ovvero Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo, nonché le province di Trento e Bolzano, che però, come insomma già si sapeva, dovranno restare in arancione attendendo nuove riaperture, ma non se ne parlerà prima della fine di aprile. Situazione delicata per la Campania, un complesso fine settimana nel napoletano, come aveva già anticipato il prefetto locale Marco Valentini durante una riunione che ha visto anche la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e l'assessore al patrimonio del comune, nonché dei vertici delle varie forze di polizia, si è deciso di disporre dei servizi straordinari di controllo del territorio. In particolar modo per la città metropolitana è stato disposto il rafforzamento dei servizi di vigilanza proprio per fare in modo che tutti i cittadini vadano a rispettare in maniera puntuale le disposizioni anticontagio. Nuova ordinanza del commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che riguarda la campagna vaccinale sul territorio nazionale. Priorità assoluta agli over 80 e alle persone fragili. Il provvedimento segue essenzialmente quanto indicato in conferenza stampa a Palazzo Chigi dal Premier Mario Draghi. L'ordinanza, si legge nel testo, risponde all'esigenza di dover procedere con la massima celerità a vaccinare coloro i quali sono più vulnerabili al virus del Covid. Il piano nazionale dunque prevede con priorità gli over 80, le persone fragili insieme ai loro caregiver, poi coloro che hanno un'età ricompresa tra i 70 e i 79 anni e a seguire quelli che hanno tra 60 e 69 anni, utilizzando in maniera prevalente i vaccini Vaxzevria di AstraZeneca. Parallelamente verrà poi completata tutta la vaccinazione del personale sanitario e sociosanitario in prima linea nella lotta al coronavirus. Infine il generale ha voluto rassicurare sul vaccino di AstraZeneca, ha detto non c'è alcun problema nell'effettuare il richiamo, facendo riferimento ai quasi 2 milioni e mezzo di italiani che hanno già ricevuto la prima dose del siero anglo-svedese. Inoltre si sta valutando di allungare fino a 42 giorni il richiamo di Pfizer, il vaccino più disponibile per quantità e il più affidabile nell'immaginario collettivo. Questo perché? Per cercare quanto più possibile di incrementare il numero di prime dosi e dunque riuscire quantomeno a dare una copertura più generale al paese. Ora, i nuovi dati nazionali diramati come di consueto dal Ministero della Salute sono 17.567 i nuovi positivi, cui si aggiungono 344 vittime e 20.483 guariti. I tamponi processati sono stati 320.800. 92 nella ormai nota distinzione tra test molecolari ed antigenici, con un tasso di incidenza in leggera risalita, più 0,3% rispetto a ieri, che si attesta al 5,5%. Per quanto concerne i dati ospedalieri, scendono sia le terapie intensive con meno 15 posti letto occupati nel saldo complessivo, sia i ricoveri ordinari con meno 492. Sul punto, intanto, sentiamo le parole della cabina di regia. Migliora leggermente rispetto alla scorsa settimana la situazione epidemiologica nel nostro paese e l'RT scende a 0,92. Per quanto riguarda l'incidenza, questa è di 211 casi di Covid per 100.000 abitanti e in lieve flessione rispetto alla scorsa settimana, anche se rimane però purtroppo piuttosto elevata. E rimane elevato il carico di casi sul sistema sanitario, tant'è vero che il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è di circa il 41%, quindi ben al di sopra della soglia critica del 30%, e
e l'occupazione dei posti di area medica anche è al 44%, quindi al di sopra del 40% che è considerata la soglia critica. Vista la situazione epidemiologica, bisogna continuare a tenere dei comportamenti prudenti, ma soprattutto c'è bisogno di un'accelerazione della campagna vaccinale a partire dalla copertura delle persone più anziane. In Campania i dati di competenza, come di consueto dell'unità di crisi regionale, certificano 2069 nuovi positivi, di cui 651 persone sintomatiche, a fronte di 20.467 tamponi molecolari processati, e un tasso di incidenza che resta stabile intorno al 10%, per la precisione 10,10%, 13% le vittime riportate, di cui 10 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza, ma contabilizzate soltanto nella giornata di ieri. I guariti invece sono stati 1.916. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, ci sono 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 141. Sono invece 3.160 i posti letto tra offerta pubblica e privata messi a disposizione dalla Regione Campania, ne sono occupati 1.555. Altra settimana in zona rossa per la Campania, una situazione particolarmente delicata, e durante la sua consueta conferenza stampa del venerdì il presidente Vincenzo De Luca ha invitato comunque i campani a mantenere alta la guardia contro il virus. Sentiamo proprio le parole del governatore. Devo dire che in Campania non abbiamo avuto problemi di particolare scorrettezza, nel senso che non c'è stato nessun accordo con categorie professionali, scavalchi rispetto alla fascia degli ultraottantenni. Siamo andati avanti in piena tranquillità e con correttezza. E tuttavia, ancora oggi la regione Campania è la regione che ha ricevuto la dose più bassa di vaccini in percentuale alla sua popolazione. La regione Campania ha ricevuto il 22% di vaccini rispetto alla popolazione, ultima regione d'Italia. Ad oggi abbiamo 210.000 vaccini in meno di quelli che dovremmo avere. 9.000 in meno rispetto all'Emilia-Romagna, che ha 1.300.000 abitanti meno di noi, 250.000 vaccini meno del Lazio, la metà dei vaccini della Lombardia e così via. Ho ascoltato nella giornata di ieri un grido di dolore e di indignazione del Presidente del Consiglio. Un grido di dolore e di indignazione che ovviamente condividiamo tutti quanti rispetto a qualche trentenne che ha scavalcato un ultra settantenne, ultra ottantenne nella vaccinazione. Bene, io con rispetto e parafrasando il grido di dolore di Draghi, mi rivolgo al Presidente del Consiglio e dico a mia volta al Presidente del Consiglio che si è appena insediato, con quale coscienza si può togliere ai cittadini campani una quantità di 210.000 dosi di vaccino? Con quale coscienza? Con quale coscienza il governo nazionale dà ogni anno a ogni cittadino campano 47 euro in meno nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale? Con quale coscienza il governo nazionale tollera il fatto che la Campania abbia 15.000 dipendenti in meno nel suo sistema sanitario rispetto a quello che dovrebbe avere in base alla popolazione? Mi auguro che questo mio grido di dolore sia accolto. Così come in questo caso mi rivolgo anche al Capo dello Stato,
Con quale coscienza si può accettare che in Italia sia calpestato da anni e anni l'articolo 3 della Costituzione, che impegna lo Stato italiano a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dell'uguaglianza fra tutti i cittadini italiani? La coscienza deve funzionare sempre, non a corrente alternata. I danni del Covid sono molteplici e allora si scende in piazza, una manifestazione pacifica ma molto decisa, quella fuori Ischia che si è tenuta in contemporanea con Capri, Amalfi e Sorrento di alcuni operatori e dipendenti del turismo. Non c'è più tempo, basta parole, chiediamo certezze nei vaccini, programmazione per la ripartenza per poter lavorare con dignità e sicurezza, spiegano gli operatori che in un anno hanno lavorato soltanto un centinaio di giorni con grosse difficoltà e senza avere ristori o sussidi, come ha riportato anche l'agenzia di stampa ANSA, ad essere solidali con i lavoratori che per l'87% rappresentano la forza lavoro di tutta la costiera sorrentina, erano presenti in piazza tutti i sindaci della penisola. Effettuata nella giornata di ieri nei comuni di Scampia e Calvi Risorta un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, commerciali e artigianali, tutto nell'ambito della cabina di regia Terra dei Fuochi, con la programmazione da parte della Prefettura di Napoli e Caserta. Sono entrate in azione 29 equipaggi per 70 unità. Interforze sono state controllate quattro attività, di cui tre sequestrate, tra cui una grande struttura fatiscente a Calvi Risorta, 25 persone identificate, di cui 5 denunciate, 10 veicoli controllati, di cui uno sanzionato e uno sequestrato, e oltre 11.000 euro di sanzioni comminate. Al contempo è stata effettuata anche un'attività mirata attraverso l'ausilio di droni presso il campo Rom di Scampia, rilevando che la situazione generale dei rifiuti è migliorata e non c'è traccia di incendi recenti. Inoltre, gli stessi droni hanno individuato un camioncino che sversava illecitamente i rifiuti, che è stato prontamente fermato e sanzionato. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Terra di Lavoro con i dati dell'ASL locale. Sono 250 i nuovi positivi registrati al sabato, con 3 vittime e 2.450 tamponi processati, per un tasso di incidenza che supera il 10%, si attesta al 10,20. I guariti sono stati 236, nel saldo complessivo un aumento di 11 positivi su tutto il territorio. Caserta in cima per numero di casi attivi con 576 persone affette dal Covid, c'è poi Marcianise con 483, Maddaloni con 430 e Aversa con 347. Ci sono però alcuni comuni che non hanno nemmeno un caso positivo, ovvero San Gregorio Matese, Rocca Romana, Liberi, Letino, Gallo Matese, Ciorlano e infine Ailano. Maxi truffa al fisco e all'INPS, scoperta questa mattina dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato nell'operazione Ghost Credit beni per circa 11 milioni di euro. Le indagini sono partite dal monitoraggio di una società che operava nel commercio di prodotti petroliferi, ma che è stata poi scoperta inattiva, che aveva numerosi crediti verso il fisco. È stato emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca non solo in forma diretta, ma anche per equivalente dei beni della disponibilità degli indagati eseguiti in tutta Italia, tra cui anche la provincia di Caserta. Gli accertamenti si sono poi allargati, portando all'individuazione del vertice del sodalizio romano, a una seconda società che veniva utilizzata per il perfezionamento della frode. Con il pronto intervento dei militari è stato evitato un ulteriore danno erariale quantificato in 13 milioni di euro. Sono state indagate e arrestate 15 persone accusate di dichiarazione fraudolenta, omessa presentazione di dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti d'imposta, infine riciclaggio e autoriciclaggio.
I carabinieri del comando provinciale di Caserta sono riusciti a denunciare all'autorità giudiziaria 84 persone per aver percepito in maniera indebita il reddito di cittadinanza, segnalando all'INPS ulteriori 18 cittadini per ottenerne la sospensione, poiché ne avevano perso il diritto in quanto destinatari di misure cautelari personali o colti mentre prestavano attività lavorativa. Grazie all'esame incrociato tra i dati documentali e le risultanze acquisite nel corso di specifiche attività, è stato possibile cristallizzare alcune irregolarità nelle procedure di acquisizione del possesso dei requisiti. In particolare, è presente la percezione del reddito pur in presenza di sentenze definitive di condanna, nonché di irregolarità sul territorio nazionale da parte di cittadini stranieri o la mancanza del requisito dei 10 anni di residenza in Italia. Sono state avviate le procedure per la sospensione e la revoca con effetto retroattivo per un ammontare di circa mezzo milione di euro. Per la sesta settimana consecutiva la Campania resta in zona rossa, un momento particolarmente complesso non solo per la regione ma anche per la provincia di Caserta. Un grido disperato arriva anche dal presidente Giorgio Maiocca, che ha scritto un messaggio sui social. Ha detto: da 6 settimane le saracinesche delle attività ritenute non essenziali sono abbassate, mentre invece altre categorie come i ristoranti, le palestre, cinema e teatri sono da un anno allo stremo, stanno vivendo davvero un calvario. Comprendo, ha detto il presidente Maiocca, la rabbia e l'insofferenza dei lavoratori costretti a stare fermi senza ricevere adeguati ristori per poter colmare le perdite. Sono consapevole che questa situazione ha causato e continuerà a causare danni, all'economia, così come sono convinto che il lockdown in realtà non è la soluzione al problema. Siamo tutti stanchi, siamo provati da questo virus, ma non è più pensabile tenere chiuse le persone in casa, continuando a protrarre una zona rossa che in realtà non è proprio possibile far rispettare. È dannosa soltanto per le attività. La salute è al primo posto, ma è arrivato il momento di ripartire in sicurezza con il rispetto delle normative anticontagio. È troppo tempo che, lo ripeto, ha concluso il presidente. Non sarebbe meglio riaprire con protocolli sanitari rigidi e controlli serrati nelle zone più ad alto rischio assembramento piuttosto che chiudere tutto e non ottenere alcun risultato? Chiudiamo con il calcio. Il Napoli tornerà in campo domani pomeriggio alle ore 15 al Ferraris di Genova contro la Sampdoria. Per i blu cerchiati, squalificato Adrien Silva insieme al forfè di Ekdal, a centrocampo con Torsby ci sarà Askildsen, in attacco conferma per Gabbiadini e Quagliarella, mentre invece i ballottaggi in difesa tra Tonelli e Yoshida, Damsgaard con Yankto. Il Napoli invece recupera, Ospina potrebbe partire lui dal primo minuto al pari di Osimhen, in leggero vantaggio su Mertens e Politano. Allo stesso modo in vantaggio su Lozano. In difesa si accomoda nuovamente in panchina Rahmani, favorito per giocare con Koulibaly e il greco Kostas Manolas. Il Napoli però, nonostante la sconfitta dell'Allianz contro la Juventus, vede la zona Champions e lì sono soltanto 2 i punti che separano i partenopei dalla qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di serata.